Ciao cari amici di androidblog.it, un saluto da Alessio. Oggi recensiamo il nuovissimo Nokia Lumia 520, Windows Phone 8, base di gamma della serie Lumia di Nokia. Questo smartphone ha un prezzo di 199 euro sul mercato. Qua c'è lo smartphone, lo mettiamo da parte. Vediamo innanzitutto la confezione. Allora, abbiamo solito manualistica, un caricabatterie, quindi formato standard, non doppia sezione. Qua era alloggiata la batteria, auricolari stereo con jack da 3,5 e nessun tastino qua, ma abbiamo gli auricolari semplici, quindi non in ear. E poi abbiamo il cavo USB, micro USB, un po' cortino, devo dire. Vedremo se sarà scomodo o meno usarlo. Allora, qua abbiamo il telefono, mettiamo tutto da parte, lo abbiamo già acceso per comodità. Intanto vi dico un paio di caratteristiche tecniche. Allora, abbiamo un processore Snapdragon S4 dual core da 1 GHz, 8 GB di memoria interna, espandibile via microSD fino a 64 GB, 512 MB di RAM, display da 4 pollici con risoluzione 800x480. Poi abbiamo la tecnologia ultra sensitive, quindi possiamo utilizzare questo dispositivo con dei guanti attivando questa tecnologia. Poi abbiamo una fotocamera posteriore da 5 megapixel, senza flash LED ma con autofocus, e una batteria da 1430 mAh che garantisce un giorno con un uso medio. Con un uso abbastanza stressante, non riuscirete sicuramente a ricoprire tutta la giornata, ma potrete affidarvi all'impostazione che Windows Phone vi mette a disposizione per avere un risparmio di batteria abbastanza tale da arrivare a fine giornata. Allora, facciamo una panoramica del telefono. Come abbiamo detto, dietro abbiamo la fotocamera da 5 megapixel senza flash LED, nel lato destro abbiamo il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento blocco e sblocco, il tasto della fotocamera a doppia corsa perché appunto abbiamo l'autofocus, qui in basso abbiamo lo speaker di sistema, micro USB in basso, jack da 3,5 sopra, niente nel lato sinistro, il microfono, i soliti tre tasti del volume e appunto il nostro display. Qua sopra, accanto alla scritta Nokia, abbiamo i due sensori, non so se riuscite a vederli in controluce, ma credo di no. I due sensori per la prossimità e per la luminosità automatica, devo dire che funziona abbastanza bene. Lo speaker qua in alto di Nokia, che appunto come qualità è abbastanza buona. Vi anticipo che questo smartphone non è dotato di SIM in questo momento, quindi non potrò fare la prova della chiamata, ma vi assicuro che dall'altoparlante interno la chiamata ha una qualità davvero molto molto buona, mentre col viva voce abbiamo un viva voce un po' basso, ma anch'esso con buona qualità. Allora, questo smartphone è davvero molto leggero in quanto pesa 124 grammi, quindi non dico che è un peso piuma, ma è davvero molto molto maneggevole, anche grazie al design qua molto arrotondato, a parte nell'incavo qua in basso, in questo angolo. Misura 119x64x9,9 mm di spessore, quindi è anche abbastanza compatto per essere un 4 pollici. Andiamo a sbloccare il terminale che, come abbiamo detto, è dotato di Windows Phone 8, e come possiamo vedere la fluidità è davvero
davvero particolare. Ormai tutti conosciamo bene Windows Phone e sappiamo che la fluidità è proprio il fior fior del sistema operativo. Andiamo a sentire subito come viene riprodotta la musica. Ok, andiamo su play e aumentiamo il volume. Quindi la qualità è un po', diciamo, bassa per Nokia, almeno secondo me. Comunque il volume è veramente, veramente alto per uno smartphone di questa fascia. Andiamo anche a che ci siamo, continuiamo con il reparto multimediale, andiamo a vedere le foto. Andiamo a vedere alcune foto che sono state scattate con questo terminale. Allora, foto o rullino? Questo è il video che abbiamo girato con questo smartphone. Fuoco continuo. Vediamo com'è. Si mette a fuoco il muro. Perfetto. Ritorniamo. Vi consiglio di andarlo a Perfetto. vedere Sì, che stiamo girando. per vedere com'è la qualità del video. Stranamente, le foto che ho inserito nella micro SD non me le fa vedere, fino a poco fa funzionava, e quando mai. Quindi che facciamo? Facciamo che andiamo direttamente nella fotocamera, mettiamo come soggetto la nostra scatola, andiamo a scattare, facciamo con un click direttamente sul display, mette a fuoco e scatta. Perfetto, le foto possiamo andarle a vedere con uno switch verso destra. Andremo direttamente alle foto, in questo caso al video, e poi alla foto che abbiamo appena scattata. Pinch to zoom abbastanza buono, la qualità dell'immagine devo dire che è discreta, non è ottimale. Vi consiglio comunque, vi rimando al nostro blog per guardare tutte le foto che abbiamo scattato con questo terminale, saranno tutte nell'articolo dedicato alla video recensione. Vi dico che comunque gli scatti al buio sono abbastanza buoni. Il telefono messo con la modalità notturna riesce a illuminare un po' tutta la stanza, quindi anche se non c'è il flash, la mancanza del flash è comunque un po' prende il posto, diciamo, con questa funzione. Andiamo in impostazione della foto, possiamo andare a modificare le scene, in questo caso abbiamo automatico, ritorniamo, abbiamo l'ISO, il valore dell'esposizione, il bilanciamento del bianco e i 16 noni e i 4 terzi, quindi non abbiamo poi chissà che impostazioni. Andiamo a vedere le impostazioni del video, che ricordo vengono girati video a 720p a 30 frame per secondo. Possiamo anche mettere a una qualità standard VGA. La messa a fuoco continua in questo caso è attivata e il bilanciamento del bianco è automatico. Con questo tastino andiamo a mettere tutti i filtri che Nokia ci dà a disposizione. Potremmo andare a scaricarne degli altri, mentre con questa freccetta praticamente è la stessa di fare lo switch da destra verso sinistra. Andiamo adesso a vedere come si comporta il browser. Internet Explorer in questo caso molto 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 veloce. I 512 MB di RAM non influiscono particolarmente
sulla navigazione internet, andiamo su androidblog.it sperando che la connessione ci stia dietro. Come al solito qui non prende tanto bene, così anche testiamo la ricezione di questo Nokia Lumia 520. Ecco, quindi ha preso. Allora, vuol dire che la ricezione è abbastanza buona. Facciamo uno scroll, ha finito di caricare la pagina. Ancora no. Aspettiamo un attimo, così dato faccio vedere il pinch to zoom anche sul browser. Perfetto, non ha nessun problema. Andiamo a fare uno scroll della pagina. Abbiamo qualche piccolo refresh, qualche piccola schermata bianca, ma dopodiché va perfetto, è veramente molto molto fluido. Andiamo ad aprire una nuova scheda. Andiamo sul corriere.it. Vi ricordo comunque che non è previsto da Windows Phone il Flash Player, quindi non c'ha Flash Player questo smartphone, come comunque tutti i Windows Phone, sia 7 che 8, a prescindere non è previsto, diciamo, dal sistema operativo. Abbiamo qua caricato la versione mobile, possiamo andare a vedere le impostazioni e navighiamo come computer, così ora aggiorna la pagina. Aggiorniamo, stranamente non me lo ha dato. Ok, siamo su computer, andiamo indietro, vediamo la Repubblica questa volta. Andiamo un attimino per caricare. Ok, anche in questo caso ci ha aperto la versione mobile. Va bene, ogni volta è sempre così. Allora, come fluidità, anche qua il web, vedete, va bene. Abbiamo tutta una serie di menu, solito Windows Phone. Vi faccio vedere un po' le applicazioni che troverete all'acquisto del telefono. Abbiamo App Highlights, sono le applicazioni consigliate da Nokia, la calcolatrice, il calendario, i contatti, poi questi messaggio, foto, foto effetto cinema, foto smart, la fotocamera, i giochi, poi abbiamo una piccola guida, tutta l'applicazione Air, Drive Maps Transit. Abbiamo Internet Explorer, ovviamente messaggi, Nokia Care per impostare il tutto. Abbiamo Nokia Musica, Office, OneNote, Panorama, Photobinner, il portafoglio, lo store ovviamente, lo studio creativo, sveglie, telefono e Transflash, Transfer My Date. Allora, devo dire che ho scaricato tantissime applicazioni e tantissimi giochi, quindi ormai la memoria del telefono è quasi che occupata totalmente. Come abbiamo detto, abbiamo 8 GB di memoria interna, ma come vedete io ho scaricato per esempio Facebook, ho scaricato Shazam, ho scaricato per esempio Viber, YouTube Next e via dicendo, e ho scaricato anche tantissimi giochi. Questi giochi, come vedete, sono veramente tanti, quindi occupano tantissima memoria, e adesso andiamo a provarne qualcuno per vedere la giocabilità di questo Nokia Lumia 520. Proviamo innanzitutto con Angry Birds, che è un gioco, dovrebbe essere abbastanza leggero. Aumentiamo al massimo, quindi abbassiamo invece. Ok, non ho provato fino ad ora nessun gioco, quindi testerò insieme a voi come sono. Angry Birds lo conosciamo a
a memoria, sono io che sono un po' fuori allenamento, ok, andiamo avanti. Ok, anche il verso gira perfettamente. Perfetto, quindi Angry Birds gira perfettamente. Ah, non vi ho fatto vedere che comunque, tenendo premuto il tasto indietro, comunque andiamo al multitasking. Andiamo a provare Cut the Rope. Metto un po' indietro, altrimenti non vedete niente. Allora, a giocare. Primi passi. Okay. Shall we begin? Allora, andiamo a tagliare. Che sono giochi abbastanza piccoli. Vediamo se così già riusciamo a prenderlo. Non ci riusciamo, ok. Guardate che andiamo avanti. Anche Cut the Rope gira abbastanza bene. Andiamo invece a provare un giochino più pesante, come per esempio Asphalt 7. Vediamo se qua i 512 MB di RAM si fanno sentire o meno. Ok. Ovviamente questa qui è la versione gratuita di Asphalt 7, non è la versione completa. Vediamo che si carichi. Ok, non ci interessa chissà che cosa, quindi partita libera, scegli. Ok, andiamo avanti. Va bene. Ok, va bene anche questo. No, grazie. Perfetto. Scusate. Un altro pochettino, perfetto. Andiamo avanti. Si è tolto. Ok, ho cliccato per sbaglio io il tasto cerca. Stiamo ritornando al gioco, perfetto, riprendi. Abbastanza fluido. Non ha nessun scatto, almeno così a primo impatto. Vediamo se stessandolo un pochettino qualche frame lo perde. Distrutto, no, non perde nessun frame. Adesso proviamo l'ultimo gioco. Andiamo sempre nella sezione giochi e andiamo a testare Hot Pursuit. Andiamo oggi Hot Pursuit, che è... va bene, questo non ci interessa. Andiamo avanti. Ok, facciamo coop. Ok, iniziamo questa gara. Ci dice che dobbiamo girare con l'accelerometro e mettere il NOS, così frenare invece da questo lato. 100%, tappeto continua. Ok. Ok.
La fluidità sembra anche qua buona, andiamo a sbattere. Devo dire che anche qua la fluidità non è male. Diciamo che la risposta all'accelerometro è un po' da riprendere, che non è così sensibile, diciamo. Però il gioco comunque gira abbastanza bene. Allora, considerazioni finali su questo Nokia Lumia 520. Abbiamo detto che costa 199 euro. Se cercate bene su internet lo trovate anche a un po' di meno. Non esiste solo la colorazione bianca, ma viene venduto da Nokia in diverse colorazioni. Abbiamo anche la versione ciano, la rossa, per esempio quella gialla, quella nera. Apro un attimo la cover posteriore per farvi vedere che comunque è intercambiabile, quindi che prende anche tutta la parte laterale, quindi è veramente ben fatta. La batteria da 1430 mAh, qua lo slot per la SIM e qua lo slot per la micro SIM, al contrario, ok. Quindi display, devo dire che è davvero veramente veramente bello. Ovviamente non è un clear black come il 620, ma in compenso abbiamo gli display ultra sensitive, quindi possiamo utilizzarlo benissimo con un paio di guanti quando sarà inverno. Ormai qua c'è anche troppo caldo. Quindi sicuramente è un telefono consigliato all'acquisto. Certo, Windows Phone deve ancora crescere perché ha ancora poche applicazioni a sua disposizione, ma le principali ci sono anche tantissime alternative alle applicazioni ufficiali che funzionano così, ad esempio Facebook. Io ho installato un'applicazione alternativa, non è stata quella ufficiale, perché quella ufficiale funziona davvero molto molto male. Per il resto diciamo che è un ottimo terminale, foto buone, discrete, video altrettanto. I 512 MB non influiscono assolutamente su niente, quindi il mio è sicuramente un pro per questo Nokia Lumia 520. Con questo concluso, quindi come sempre vi lascio con i soliti avvertimenti di seguirci sul nostro blog www.androidblog.it e iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non siete iscritti. Ciao a tutti!